Oggi siamo nelle Marche, siamo precisamente qui sul lago di Fano, un bellissimo impianto di pesca sportiva che ha visto oggi riunirsi la grande famiglia Milo, tanti agonisti arrivati da ogni parte d'Italia, un ospite d'eccezione anche dall'estero, il mitico Steve Gardner, e qui abbiamo un'altra icona dell'agonismo della pesca, Milo Emilio Colombo. Ciao Milo, un bel evento anche oggi, di un bel colore rosso, tanta gente, un bel sole, insomma tutto si preannuncia per una bella giornata di festa e di pesca. Speriamo che così vada, il tempo ci ha gratificati, una giornata splendida, siamo venuti qui nelle Marche per gratificare il colore di questi ragazzi che sono la speranza della nostra pesca in Italia, una squadra veramente da tenere presente, una squadra che cresce, una squadra che è rimarchevole per l'impegno che ci sta mettendo, e abbiamo qua il nostro CT Claudio che li segue da tempo e da vicino e ci può dire due parole rispetto a questi giovani che si stanno dimostrando sempre più performanti. Bene, Claudio Guicciardi è un altro volto noto, calca da anni i campi di gara di tutto il mondo, è stato anche in nazionale parecchie volte, anche su un podio prestigioso. Claudio, una bella esperienza che oggi ti vede al timone anche di un vivaio di giovani che stai portando alla gloria in varie competizioni. Assolutamente, sono molto felice di essere qua con Milo, con la nostra famiglia, come hai detto tu prima, perché questi ragazzi che li seguo già da diversi anni lo meritano veramente. Devo esprimere un parere estremamente positivo nei confronti della società, che è un settore giovanile, segue un settore giovanile bellissimo, con dei ragazzi stupendi, tecnicamente molto bravi e soprattutto molto educati. Qui abbiamo visto non solo match, ma anche feeder, ma anche carp fishing, anche tecnica all'inglese, insomma c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto, è giusto dare spazio a tutte queste discipline, soprattutto stiamo puntando sul feeder che oggi ci vede tutti e quanti presenti, anche in funzione della competizione della settimana prossima, ci dà la possibilità e l'opportunità di allenarci un attimo. Quindi vediamo oggi in questo settore da feeder, dove abbiamo dei campioni che si esprimono, se queste grosse carpe, questi carassi risponderanno alle nostre pasture. Bene, noi abbiamo visto tanti prodotti, tante novità per questa prestigiosa annata del 2014, sia per il match ma anche per il feeder. Ti seguiremo nell'utilizzo di questi nuovi prodotti che non sono solo canne ma anche pasture e accessori, e poi alla fine andremo a vedere com'è andata la pescata. Quindi amici, seguiteci e con Milo ci divertiremo di sicuro. We'll be right back.
siamo trasferiti in un'altra sezione del lago. Qui è in corso la gara di feeder. Abbiamo tre personaggi alle nostre spalle molto conosciuti: il CT Claudio Guicciardi, Steve Gardner e Riccardo Galigano. Sei in un settore per la verità molto complicato, perché vedo qui vicino a te Steve Gardner, Claudio Guicciardi, insomma la vedo un po' dura, Riccardo. È duro il settore, ma soprattutto è duro quell'omino che ho qui accanto, che è Steve Gardner, che questa pesca qui la fa da 40 anni. Con calma ci arriveremo anche noi. Siamo qua per studiare. Certo, abbiamo fatto apposta questa gara qua per prepararci ai campionati italiani che ci saranno la prossima domenica a Stellato, e quando questa pesca la devi praticare in gara. Non, sì, anche per divertirti, ma se non la fai in gara non capisci certe cose che sono fondamentali. We have a lot of fishing in England which is similar to this, but not for this species of fish. We catch bream and carp mostly, but there is another species we have in England called F1, which is very similar to Curassio. So it's a difficult fish to catch, but we usually catch them on the float, not on the feeder. Roberto Sebastiani. Oggi lo vediamo impegnato con la tecnica della pesca all'inglese, con dei prodotti che sono sicuramente importanti per questa tecnica. Ce li presenti, Roberto? Certo, questo è un galleggiante sostanzialmente che è molto valido per questo lago, perché è un galleggiante molto sensibile. Abbiamo la possibilità di mettere sia l'insert che la famosa cannuccia. Perché? Perché in questo lago si pesca molto distante, quindi c'è bisogno, se si pesca un pelettino più vicino dell'insert, se si pesca come oggi sto pescando, molto, diciamo, distante, una distanza dei 50 metri, c'è bisogno di un avvisatore abbastanza visibile. Ecco, questo è il discorso. Bene, galleggianti molto pesanti, 30 grammi, sì. 30 grammi. Dai 30 ai 40 grammi. Questa è una fionda marchio Drennan che distribuisce Milo, giustamente, ed è uno dei prodotti migliori per il lancio della pastura a breve e a lunga distanza. Certamente. Abbiamo due azioni, la strong e la medium strong, che praticamente ci permette di soddisfare le nostre esigenze di pesca. Poi un filo importante che non ti può tradire nei momenti più delicati di una cattura. Certamente, ho dovuto abbassare il diametro mettendo un filo del 12, perché con il 14 non c'era modo di vedere una mangiata, infatti adesso ho preso due bei carassi da un chilo. Allora Michael, una bella cattura veramente da Guinness oggi. Grazie, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo cercato, un pesce d'Italia. Raccontaci la cattura. Appena abbiamo lanciato, ha mangiato in calata, la ferrata, cioè appena ferrato è partito. Quindi, di esca? Bigattino, un ciuffo di bigatti, come c'è ancora sull'amo, se riesco a sdamarlo. Beh, comunque un pesce di diversi chili, devi aver avuto anche un terminale importante per portarla a Guadino, giusto? 14 e mezzo. Bene, complimenti, un bel pesce.
Weekend con Milo, Ivan. Un bel evento. Un bellissimo evento. E grande soddisfazione per aver portato qui in terra fanese, e specialmente nella società di Mondolfo, personaggi di prestigio come il Milo, da noi tanto desiderato da tempo, e Steve Gardner, Claudio, tanti altri personaggi mica da ridere, insomma, personaggi di rilievo e importantissimi nel mondo della pesca. Grande marchio, e ci troviamo benissimo con Milo e tutti i suoi collaboratori, e speriamo di continuare così nel tempo e di avere ottimi risultati con la ditta Milo. Tanti carassi, tante carpe, una bella pescata all'inglese, Noris. Vedo che tu hai usato dei prodotti di prima scelta dell'azienda. Ce li vuoi presentare? Beh, questa è la classica nostra special carpa che viene usata proprio da tutti, che è un prodotto al top per questo tipo di pesca, carassi e carpe, con l'aggiunta di un'altra pastura studiata appositamente da Milo per attirare più velocemente il pesce sul luogo della pastura e cercare di poter prenderne uno più di tutti gli altri. E sul piano della composizione, della meccanica, viene fuori questo prodotto che lega abbastanza, ma come arriva in acqua tende ad aprirsi immediatamente. Quindi se lo stringi un po' di più per la pesca sul fondo, lo stringi leggermente, si spacca a galla e si pesca benissimo, giusto? Giustissimo quello che hai detto, non fa nessuna piega e cercheremo di ripeterci il più presto possibile. Quindi un consiglio a tutti gli amici: Vip River e Special Carpa by Milo. Ti vedo impegnato in questa tecnica del feeder con dei prodotti importanti. Vedo che hai una pastura a base di krill. Questo è un prodotto nuovo? È uno degli ultimi prodotti della Bytech, il krill and tuna, il mix, method mix, che è particolarmente indicato nella fase invernale della pesca. Una pastura abbastanza viva, pungente, che ha un sapore abbastanza forti. Quindi ha bisogno di diverse bagnature per raggiungere la meccanica e la consistenza giusta? Ma secondo me è una pastura molto semplice da utilizzare, sono pasture a grana molto fine che una volta bagnate mantengono per tutta la durata della competizione la giusta umidità, non è molto molto complessa secondo me. Bene, dopo una pastura al krill che, diciamo così, sta dando degli ottimi risultati in termini di catture, vediamo anche altre pasture sempre per il feeder fishing. Questa è la Brem, una pastura importante che si può usare anche per la pesca method, giusto? Sì, assolutamente sì, una pastura indicata per la Brem in particolare, che è utilizzata con il nostro method, dove si riesce, inserendo la mino nella parte centrale della, ad avere una diretta mangiata sull'amo stesso. Sì, poi abbiamo anche la classica method mix, che questa è la regina per la pesca da method. Chiaro, la classica pastura inglese per eccellenza, che viene un po' più chiara rispetto alle altre, quindi una pastura che si utilizza in fondali piuttosto scuri, insomma. Bene, vedo che hai comunque tanti articoli per il feeder fishing, anche tu da grande protagonista in questa tecnica che si sta diffondendo sempre di più in Italia. Sì, mi si sono avvicinato da un paio di stagioni e francamente mi trovo molto bene. Sono sorpreso che prima di noi non ci fosse stato, diciamo, questo impulso nel diffondere questa disciplina, perché è una disciplina che porta a casa molto pesce, poca spesa e molta resa, se vogliamo. E ancora una volta impariamo dagli inglesi, che loro sono già maestri in questa tecnica. Esatto, sono sempre i nostri maestri, li seguiamo
raggiungono i migliori risultati e quindi è opportuno che noi si seguano nelle loro orme, insomma. Bene, ti lascio continuare la tua pescata. Ciao Milo. Steve Gardner fa parte della scuola di Milo, grande stile, grande signorilità, e sicuramente oggi Steve Gardner ci ha deliziato con la pescata, con dei prodotti probabilmente già testati perché è andato colpo sicuro. Lui ha chiesto che pesci ci sono in sto lago, carassi e carpe, ha preparato una pastura alla canapa e ci ha azzeccato in pieno. Ah, sicuramente, i risultati stanno dando ragione, perché adesso non so, così indicativamente penso che abbia triplicato gli avversari di spalla, per cui cioè ha avuto nettamente ragione in ciò che ha fatto e in ciò che ha usato. Beh, in questi casi, visto che abbiamo un inglese, siamo in Italia, gli rispondiamo in francese, chapeau. Ah, chapeau sicuramente. Well done. It does not surprise us that you are winning. It's normal for you. Please tell us how did you fish, what kind of products you use, what kind of ground baits, and please. It's similar to fishing in England for bream, and I do that quite a lot, but not with the same baits. Normally we fish with pellets and sweet corn, but today I fish with maggots. I've not fished with maggots for a long time, but I used Envy ground bait, and I've just fished with a standard medium-sized feeder from start to finish. I introduced a few dead maggots and a few micro pellets, and that's all. Not a lot of bait, but just steady and be patient. Wait for the bite. You get a few indications from the fish when they are around the feeder and they touch the line. But you, if you're patient, you get the proper bite. Grazie, grazie. No, what do you think about this lake? Did you like this lake? A fantastic lake, yeah, lovely. I wish we had something like this in England. Yeah, lovely. What do you put on the hook? How many maggots, what size hook you use it? I fish a size 14 with four maggots, four white maggots. Three one way and one the other opposite way. Yeah. Did you put some pellet into the ground bait? I put a few micro pellets, yes, softened micro pellets. Not lots, just a few, because I don't think this fish wants a lot of bait at this time of the year. Thank you very much. Thank you to come in Italy. Thank you. Una bella pescata per questa nuova canna, ce la vuoi presentare in anteprima? Certo, è la League One. Stevie ha deciso di usare la 3.34, una misura forse per noi un po' insolita, perché noi tendiamo a usare dalle 3.60 alle 3.90, però ieri, vedendo il lago, ha optato per questa lunghezza che trova essere ottimale in queste condizioni. Tra l'altro ho visto che pur in presenza di pesci molto sospettosi come i carassi, ha preferito un cimino molto deciso, un once e mezzo. Sì, infatti un once e mezzo ritiene che sia ottimale per pescare con questo tipo di pesce, questo tipo di mangiate, perché quando si presenta la mangiata dice abbastanza ferma, abbastanza chiara e quindi deciso. E poi ci presenti anche il nuovo mulinello, un vero gioiello che sta dando veramente grandi soddisfazioni. Sift, un mulinello che abbiamo quest'anno introdotto nella nostra gamma, un mulinello che, come vedi, ha una bobina capiente, una certa potenza di recupero, quindi ottimale per il feeder.
Quindi un bel attrezzo che si sposa molto bene con queste nuove canne e mi pare che i risultati oggi siano stati sotto gli occhi di tutti. Bene, grazie Sandro. Bene, complimenti a voi e per la bella giornata che ci avete fatto trascorrere. Grazie.